Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Neonedil, soluzione nuova Pharmec SRL, ultimo aggiornamento. 16 marzo 2022. Cos'è Neonedil, soluzione? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Neonedil, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Neonedil, soluzione? Neonedil, soluzione è un farmaco a base del principio attivo benzalconio cloruro più etanolo, 96%, appartenente alla categoria degli antisettici e nello specifico derivati ammonici quaternari. È commercializzato in Italia dall'azienda Nuova Pharmec SRL. Neonedil, soluzione può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni Neonedil 0,25% più 70% soluz. Cutanea incolore 12 flaconi 1 litro Neonedil 0,25% più 70% soluz. Cutanea incolore 24 flaconi 250 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Nuova Pharmec SRL. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile classe. C. Principio attivo. Benzalconio cloruro più etanolo, 96%, gruppo terapeutico. Antisettici forma farmaceutica. Soluzione indicazioni pulizia e disinfezione della cute anche lesa, ferite, ustioni e antisepsi delle mani. Delimitazione e preparazione del campo operatorio. Posologia applicare sull'area della cute direttamente interessata e su quella circostante, mediante tampone di cotone abbondantemente imbevuto, strofinando per almeno 30 secondi. Ripetere l'operazione 2-3 volte al giorno. Per l'antisepsi delle mani, lavare ripetutamente con 5-6 ml di prodotto per almeno 1 minuto. Non superare le dosi consigliate. Controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6-1. Bambini di età inferiore a 2 anni con predisposizione al laringospasmo e alle convulsioni, per la presenza di canfora. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: il prodotto è solo per uso esterno. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti ad uso cutaneo può dare origine a fenomeni di ipersensibilizzazione. In tal caso interrompere il trattamento e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e barra o detergenti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Neonedil, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Neonedil, soluzione durante la gravidanza e l'allattamento? Non risultano limitazioni d'uso durante la gravidanza o l'allattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati: è possibile il verificarsi di qualche caso di intolleranza, bruciore o irritazione, peraltro privo di conseguenze, che non richiede modifica del trattamento. Frequenti applicazioni del prodotto possono provocare irritazione e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: alle normali condizioni d'uso non sono stati riscontrati danni da sovradosaggio. L'ingestione accidentale può provocare nausea e vomito. I sintomi di intossicazione conseguenti l'ingestione di quantità rilevanti di composti ammonici quaternari comprendono dispnea, cianosi, asfissia conseguenti alla paralisi dei muscoli respiratori, depressione dell'SNC, ipotensione e coma. Nell'uomo la dose letale è di circa 1-3 g. Il trattamento dell'avvelenamento è sintomatico. Se necessario, somministrare dei lenitivi. Evitare emesi e lavanda gastrica. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Antisettici e disinfettanti derivati ammonici quaternari, codice ATC. D08A01. Il benzalconio cloruro è un composto dell'ammonio quaternario, attivo contro i germi gram più e gram, lieviti, proprietà farmacocinetiche non applicabile. Dati preclinici di sicurezza non applicabile. Elenco degli eccipienti soluzione incolore.
olio essenziale di limone, canfora, acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.